brillano sulle pareti e sulle antiche pietre solcate da migliaia di pellegrini della Basilica della Natività. Ci sono gli angeli riemersi dal recente restauro che indicano la grotta e i disegni geometrici pavimentali, centinaia di piccole tessere musive che rivivono in questo Natale nei ricami delle Batwoman. Cinque donne di Betlemme divenute in pochi anni un esempio riuscito di imprenditoria tutta al femminile. Abbiamo aderito al progetto durante la pandemia per aiutare economicamente le nostre famiglie, racconta Gada. All'inizio abbiamo prodotto mascherine ricamate da dare alle istituzioni, ma poi ci abbiamo preso gusto. A ideare immagini e modelli due designer locali professioniste, leader del progetto promosso dall'associazione Pro Terra Santa. La maggior parte dei progetti riguardanti il ricamo a macchina riproducevano solo le classiche stampe del ricamo palestinese, dice Nadia. Volevamo anche qualcosa che riflettesse la bellezza della nostra identità, betlemita e cristiana. Estetica e pragmatica è stata la scelta dei disegni musivi pavimentali della Basilica della Natività. Quando decidiamo quale modello di mosaico vogliamo, lo elaboro al computer e lo copro inserendo una per una tutte queste crocette per disegnare l'intera tessera del mosaico, spiega Yara. Una volta completato questo lavoro, esporto il file e lo carico nella macchina da cucire. A questo punto si selezionano i colori e siamo pronti per la stampa. Per completare la collezione di borse, runner da tavola ed altri oggetti comuni ricamati, non potevano mancare i protagonisti del Natale.